l'azzeramento e quindi il rinnovo della Giunta Palomba è avvenuto in una situazione particolare per la città, dove ancora andava approvato il bilancio. A che punto siamo? Ne parliamo adesso con l'assessore con delega al bilancio, Anna Rita Ottaviano. Siamo a buon punto, appena mi sono insediata i primi lavori svolti e quindi le prime delibere riguardano proprio i lavori provvedenti al bilancio. C'è stata l'approvazione dell'IMU, della TARI, del regolamento, ovviamente lasciando i coefficienti uguali a quelli degli anni precedenti. C'è stata l'approvazione dell'avanzo presunto di amministrazione. Sono tutti i lavori, operazioni tecnici provvedenti al bilancio. La scadenza, ci stiamo preparando per la scadenza che è fissata per legge al 31 marzo e stiamo programmando nuovamente la città, le linee programmatiche della nuova giunta, quindi in sinergia con gli altri assessori stiamo facendo questo lavoro di condivisione per poi ripartire. Quello del bilancio è appunto un lavoro che comporta la partecipazione di tutto l'esecutivo. Come sta trovando il lavoro con la nuova giunta? C'è collaborazione, ci sono degli atti già, abbiamo trovato degli atti già preparati e predisposti dalla giunta precedente, come ad esempio il DUP che riguarda la programmazione delle opere pubbliche. Ovviamente si tratta di attività che stiamo facendo, che stiamo organizzando in sinergia, anche tenendo conto della programmazione precedente, quindi in modo tale da dare la continuità e nello stesso tempo di ripartire con nuove linee e nuovi programmi. Proprio in tema di passato, questa è la seconda volta che riceve una delega nell'amministrazione Palomba. Ricordiamo che già è stata assessore 2 anni fa, dopo le elezioni. Questa riconferma per me è motivo di orgoglio. Sono stata richiamata dal sindaco e sostenuta dalla consigliera Pomposo. Soddisfatti del lavoro fatto in precedenza, adesso sono qui sempre come figura tecnica, soprattutto con i bilanci e tributi. Ho la delega anche all'agricoltura e alla pesca. Mi è stata richiesta questo nuovo aiuto, nuovo ausilio da parte di questa amministrazione e sono fiera e orgogliosa di poter dare il mio contributo alla città. Delega quindi anche al settore mare e soprattutto al settore marittimo, settore che come sappiamo è critico e essenziale per la città di Torre del Greco. A cosa andiamo incontro con questa delega? La delega riguarda sia, come già detto in precedenza, relativa alla pesca e all'agricoltura, alla problematica dei marittimi e risorsa mare. Una delega molto ampia, in quanto Torre del Greco è la città di mare, città dei marittimi, e quindi una situazione a cuore di questa amministrazione. Per il momento abbiamo fatto i primi incontri con gli operatori del settore, sia dell'agricoltura, della pesca, per capire quali sono le esigenze. Insieme alla consigliera Pomposo siamo stati presso gli enti regionali della città metropolitana per capire quali sono praticamente le opportunità da poter sfruttare per questa delega. Per quanto riguarda invece la delega relativa alla problematica dei marittimi, questa amministrazione li rappresenta istituzionalmente, quindi una delega volutamente voluta dal sindaco per far sì che qualora ci sia la necessità l'amministrazione è presente ed è pronta a rappresentarli dal punto di vista istituzionale. Delega anche per il settore animali, un settore abbastanza critico negli ultimi giorni. Sono sorte alcune problematiche per quanto riguarda la villa d'acquisto e su alcune colonie feline, in particolare sono dei volontari che hanno trovato alcuni animali in situazioni gravi e pietose. Cosa possiamo fare al riguardo? Come possiamo aiutare i nostri amici a quattro zampe? Ringrazio innanzitutto tutte le associazioni del territorio, i volontari e la garante degli animali che si è insediata anche lei da qualche giorno, che sono sempre pronti e aiutano questa amministrazione. Riferimento all'amministrazione abbiamo già preso dei provvedimenti, sia per quanto riguarda il cambio delle acque relative all'oasi che è installata presso la villa comunale, e sia per quanto riguarda il canile, che è gestito da una società cooperativa che si trova a Caivano, dove sono state fatte già le prime visite da parte della stessa garante con delle fotografie per vedere lo stato in cui si trovano gli animali del comune di Torre del Greco, cioè in particolare i cani, e quindi poter poi adottare delle politiche di adozione. Inoltre, per quanto riguarda la problematica invece delle ossi feline, questa amministrazione in bilancio ha previsto sia un capitolo per la creazione di un'ossi stessa e sia delle spese da poter relativamente alla sterilizzazione dei gatti.